Questi giardini pubblici nel centro storico di San Sepolcro sono diventati una sorta di ring nella mattinata di lunedì, quando un italiano e un albanese si sono affrontati a colpi di coltello. È stata una casualità, se non c'è scappata la tragedia, un duello per una piccolissima somma di denaro. Due uomini, un 48enne della provincia di Viterbo e un 42enne albanese, si sono dati appuntamento ai giardini Piero della Francesca di San Sepolcro per regolare una vicenda legata alla restituzione di una piccola somma di denaro. Entrambi con precedenti, dopo una breve discussione diventata animata, sono passate le vie di fatto impugnando alcuni coltelli. Entrambi hanno cercato di assestare il colpo fatale. La peggio è toccata all'italiano, che è stato colpito al torace, si è piegato su se stesso, mentre l'albanese si è allontanato a piedi verso il vicino centro commerciale della Valtiberina. Nel frattempo è arrivata una pattuglia dei carabinieri e sono iniziate le ricerche a tappeto dell'albanese, rintracciato poco dopo in un'abitazione vicina. Anche lui è rimasto ferito al fianco sinistro con una prognosi di 8 giorni. Dopo le cure i carabinieri lo hanno arrestato, portandolo nel carcere di Arezzo. Dovrà rispondere di tentato omicidio. Il 48enne della provincia di Viterbo invece è stato portato in condizioni più gravi in elisoccorso all'ospedale Le Scotte di Siena, ricoverato in prognosi riservata, non è in pericolo di vita. Aveva una ferita all'altezza della parte sinistra del torace. Poteva andargli decisamente peggio. È stato graziato dal fatto che il coltello da cucina impugnato dall'albanese si è spezzato, impedendo dunque che la lama penetrasse più in profondità. Un episodio cruento che comunque sembra per fortuna un'eccezione. Chi frequenta questi giardini quotidianamente ci parla di un luogo tranquillo. Guarda, tranquillo, sì. Non c'è frequentazioni? No, che io sappia, no. Sì, un paesino tranquillo, vive per l'arte, quindi è un episodio, non so come mai sia successo, ma non è che, anzi, è una cittadina tranquilla, è un episodio isolato, penso.